Questo si chiama Palazzo del Senato e da una vita c'ha questa roba davanti alla facciata, per cui non possiamo vederlo. È del 1608. Quando leggete le descrizioni di questo palazzo, vi dicono che nasce dalla trasformazione di due monasteri dell'Ordine degli Umiliati, che è un ordine del XIII secolo, che in quel periodo è stato poi, diciamo, sostanzialmente soppresso. E vanno avanti, dicendo che questo è stato istituito come sede del collegio svizzero, o collegio degli Elvezi e dei Grigioni, che era una cosa voluta da San Carlo Borromeo, per sostanzialmente, dato che era il periodo della Controriforma, uno dei fronti aperti era la Svizzera, dove si stava tutto a caso, c'è Calvino. Allora, non potevi mandare dei parroci che non sapessero neanche leggere, cioè, sapessero poco. Dovevi curare bene la loro educazione. E quindi hanno deciso di formare una task force di clerici che fossero fortissimi. E questo collegio era una specie di MIT di Boston della teologia, perché entravi dentro, mi pare che si era obbligati a parlare in latino, c'erano delle gare delle dispute, se non eri abbastanza motivato ti cacciavano via. La gente qua dentro erano eccezionali. Il punto è che quella notizia sugli umiliati te la danno così. Chi erano gli umiliati? Gli umiliati erano un ordine, diciamo tra virgolette francescano, ma che puntava molto sull'austerità, la povertà. Perché probabilmente è stato scelto questo posto per fare un'istituzione cardine della Controriforma invece che un altro posto? Perché le due chiese degli umiliati? Perché gli umiliati sono stati soppressi in quel periodo, non a caso, ma perché continuando a predicare l'austerità c'era chi sentiva puzza di calvinismo nelle loro... Tra l'altro erano particolari, perché avevano certi monasteri promiscui, donne e uomini. Quindi, in realtà, il fatto che abbiano preso dei monasteri degli umiliati che avevano già due secoli, era il XIII secolo, e abbiano scelto proprio questo posto, non è casuale. Poi, altre date importanti per questo palazzo, ha avuto questa funzione: nel 1786 è diventato il palazzo del governo austriaco, che aveva all'interno probabilmente del quadro di operazioni fatte dall'impero austriaco per togliere le terre e ricchezza alla chiesa. Nel 1805 è diventato la sede, il palazzo del Senato del Regno d'Italia, e da qui il nome Palazzo del Senato. La facciata che non vediamo è in stile barocco, ma la cosa interessante è all'interno. Perché questo palazzo è stato scelto come sede del governo austriaco e come sede del Senato del Regno d'Italia? Perché se andiamo a vedere all'interno, sostanzialmente le colonne sono fatte ad architrave. Vedete, questo è il palazzo del Senato, quello che immaginate tutte le coperture, qui passava il naviglio. E ve lo dico anche perché voi dovete tenere presente che chi ha progettato questo palazzo vedeva il naviglio, quindi l'ha fatto di conseguenza. Cioè, noi possiamo oggi pensare che l'abbia pensato così per farlo affacciare a una strada, ma lui no, diceva: qui c'è il naviglio, quindi faccio in modo che chi passa sul naviglio veda la facciata. Notate qui il piccolo parapetto, un piccolo balconcino. Lo vedete qui? Sì, sì, sì. Ecco, questo qui, naturalmente questo non esiste più, ma lo vedremo nel parapetto della chiesa della Villa Visconti di Madrid. Sì, qui invece è rimasto, la villa non c'è più. Qui è rimasto il parapetto. Qui è il contrario, qui il parapetto se n'è andato. Sì. E la villa c'è ancora, lì la villa non c'è più ed è la villa del Settecento,